Consegnati questa mattina le onorificenze di ambasciatore d'Abruzzo nel mondo. L'iniziativa, che si è svolta nella casa d'Annunzio, a Pescara, è stata promossa dal Consiglio regionale. I nuovi ambasciatori sono Rocco Colanzi, imprenditore, Pierluigi Zappacosta, ingegnere elettronico e imprenditore nel campo dell'high-tech, Gabriele Cirilli, noto attore comico, e Federica Di Martino, attrice teatrale. Il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, spiega l'importanza dell'iniziativa. Anche quest'anno abbiamo fatto una scelta, non è mai facile perché sono tanti gli abruzzesi che si sono distinti in Italia e nel mondo, che siano nati qui ma residenti fuori dalla nostra regione. La nostra legge prevede che però ne vengano scelti due residenti in Italia e due all'estero. Alla fine abbiamo scelto, secondo me, molto bene, soprattutto per quello che possono rappresentare in qualità di ambasciatori d'Abruzzo nel mondo, cioè quanto possano parlare dell'Abruzzo e rappresentarlo nel migliore dei modi e soprattutto nel maggior numero di persone possibile, anche per colmare quel deficit di conoscenza che ha la nostra regione. Ebbene, abbiamo scelto Gabriele Cirilli e Federica Di Martino, che sono entrambi uomini d'arte, uomini di spettacolo, uomini e donne. Gabriele Cirilli è noto a tutti, nasce come comico, ma adesso ormai è attore, cantante, è poliedrico, nativo di Sulmona. Federica Di Martino è una straordinaria attrice di teatro, appena premiata per la sua attività teatrale dal premio Flaiano, oggi ambasciatrice d'Abruzzo nel mondo. Speriamo che attraverso la loro opera artistica possano svolgere nel migliore dei modi il loro ruolo di ambasciatori d'Abruzzo in Italia e nel mondo. So che loro sono particolarmente orgogliosi di essere stati insigniti di questo riconoscimento. Gli altri due sono Rocco Colanzi, che è un emigrante, un vero emigrante, un vero figlio della nostra terra. Da Vasto si trasferì in Bolivia, poi è stato anche in Brasile, poi è tornato in Bolivia, ha creato una vera e propria dinastia, la dinastia Colanzi, ma non dimentica di essere abruzzese, torna tutti gli anni a Vasto e credo che nel migliore dei modi possa rappresentare, soprattutto per l'opera da lui svolta, possa rappresentare la nostra regione all'estero. L'ultimo, ma non ultimo, è Pierluigi Zappacosta, grande capitano d'industria, ingegnere che si è laureato a Roma. Dopo la laurea si trasferisce con una borsa di studio in California, diventa insieme ad altri due il creatore della Logitech, la società che inventa il famoso mouse, quindi nel mondo soprattutto dell'informatica e del mondo dei computer diventa un punto di riferimento essenziale. Lui oggi non poteva essere qui in California, ma tornerà qui in settembre, non dimentica di essere abruzzese. Credo che con la scelta di questi quattro personaggi abbiamo svolto nel migliore dei modi il nostro ruolo, scegliendo delle persone idonee a rappresentare in qualità di ambasciatori o ambasciatrici, nel caso della Federica Di Martino, nel mondo i nostri colori, il nostro stemma, le nostre ragioni, le nostre radici, la nostra storia. Presidente, prima dell'inizio della cerimonia, un ricordo anche per la tragedia di Marcinelle. Sì, oggi, ed è la ragione per la quale è stata scelta la giornata d'oggi per ricordare gli abruzzesi del mondo, oggi ricorre anche l'anniversario della tragedia di Marcinelle, dei tanti periti, dei tanti morti, dei tanti scomparsi nella tragedia della miniera in Belgio a Charleroi di Marcinelle, di cui proprio oggi ricorre l'anniversario. Ecco, abbiamo voluto ricordare con un forte applauso i tanti nostri uomini morti e giovani morti in quella tragedia, che non saranno mai dimenticati, anche perché rappresentano un simbolo del lavoro d'Abruzzo nel mondo. Per Federica Di Martino il riconoscimento di ambasciatore d'Abruzzo nel mondo ha un valore importante. Sono onorata di ricevere questo riconoscimento, per cui ringrazio tutti. E mi sento oggi abbracciata dalla mia terra e spero di poter restituire questo abbraccio nel migliore dei modi possibili.